buonasera a tutti, buonasera. Mi chiedevano, certo oggi proprio sei senza voce, gli ho detto chi la usa la voce la perde. Io la sto usando da tanti anni questa voce, perché voglio che questa voce arrivi ovunque. Ma questa voce è la voce di ognuno di noi, è la voce del popolo italiano, la voce che ognuno di noi deve tramandare nelle nostre case, nelle nostre città, di persone che stanno in qualsiasi città d'Italia. Oggi qui ci sono persone che io ringrazio, perché l'ho viste col Vax Over Camper Tour di Alessandro Amori, il film bellissimo che abbiamo fatto sulla protesta del 2017, una protesta che ha contato più di 80 manifestazioni, anche più piene di quella di oggi. Qui c'erano nel 2017 15.000 mamme e papà, eppure la legge Lorenzin è andata avanti. Allora dobbiamo capire che non basta protestare, dobbiamo agire, è l'azione che conta. Evidentemente. Vi ringrazio per gli applausi, ma io preferisco che io voi iniziate a dare l'esempio. È l'esempio quello che conta. Io ce la metto tutta. Io sono sincero, ho perso il lavoro dopo 23 anni di onorato servizio nella compagnia che ho amato, dove sono entrato senza raccomandazioni, che si chiama Alitalia, e l'ho persa per una mascherina. Se devo perdere il lavoro per una mascherina, sono fiero di averlo perso, perché sto lottando per la libertà. Sto lottando per la libertà di un popolo, sto lottando per la libertà dei nostri figli, di mio figlio. Sono sicuro che ognuno di voi è molto preoccupato di quello che sta per arrivare il 14 adesso di settembre. Il 14 di settembre, per arricchire famiglie come quella Agnelli, che guadagna 27 milioni di euro al giorno per delle mascherine. Stiamo mettendo il bavaglio ai nostri figli. Stiamo facendo, e ve lo dice un figlio. Purtroppo mia mamma non c'è più, se n'è andata l'altro anno, ma 42 anni di onorato servizio come insegnante in questo paese, faceva la maestra. Io qualche libro di pedagogia l'ho letto e vi invito tutti voi ad andare a leggere, non a dare retta a me o a dare retta alle televisioni, ai giornali che ogni volta ci riempiono di stronzate. Iniziate a leggere, ad informarvi, perché l'informazione è la base della rivoluzione. Se voi prendete un qualsiasi libro di pedagogia, c'è scritto ovunque, non c'è bisogno di chiederla a un tecnico o una professoressa che cosa vuol dire il distanziamento sociale per un bambino. Qui siamo per difendere i nostri figli, non siamo venuti a prenderci il sole. La sindaca Raggi, per lo stesso motivo per cui io sono qua, ad abbracciare ognuno di voi, perché io l'abbraccerò ogni minuto, ogni secondo, perché è questo l'anti-Covid, l'abbraccio. Vogliono negarlo ai nostri figli, vogliono negare l'affettività, vogliono negare con il distanziamento sociale la crescita sociale. Immaginate, ricordate quando ognuno di voi era bambino, tutti noi qui lo siamo stati, ricordate che cosa voleva dire abbracciarsi con un compagnuccio, scherzare, anche litigare, la socialità che noi impariamo nell'età infantile, è la socialità che noi viviamo da adulti. E ora lascio la parola, per rispetto degli altri, che da qui, con questa giornata con 35 gradi sul cemento, siamo qui a lottare per la libertà, e la lascio a un grande uomo che purtroppo è un altro che siamo sempre insieme a lui, poco riconosciuto, io Orazio Ferniani, adesso ve lo presento, ma un altro che sta a casa, poverino, e che si è preso il Covid a 83 anni e sta ancora qua, e si chiama Vitali, Giorgio Vitali. 50 anni che lotta per la libertà e la controinformazione. Noi la facciamo con il volantinaggio, noi la facciamo con i social, ma non basta se siamo in pochi. Adesso che questo messaggio di questa piazza, come dicevo all'inizio di questo messaggio, entri nelle vostre case, diventa parte di voi stessi e iniziate a informare, iniziate a volantinare. Se vi spengono Facebook, il volantino non ve lo possono spegnere. Articolo 21 della Costituzione, libertà d'espressione. Orazio Ferniani, libertà, 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 libertà.
Libertà! Voglio fare un esperimento che abbiamo fatto nel 2017. Vi chiedo di mettervi tutti seduti, un attimo. Tutti seduti un attimo, per favore, tutti in bassi. Tutti in bassi. Secondo, guardalo, filmalo questo. Allora, io adesso inizierò a chiedervi, noi vogliamo, e voi dovete rispondere libertà, ma a seconda del mio tono, voi dovete rispondere con lo stesso tono. Noi vogliamo. Libertà. Noi vogliamo 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 libertà. Veloce, poi parli perché perde il treno, ragazzi.